Valeria Marini con la mano fasciata in TV, colpa di un incendio domestico. Brutto incidente domestico per Valeria Marini. Valeria Marini e sua madre Gianna Orru questo pomeriggio sono state ospiti della quarta puntata di Domenica In. La concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello VIP si è mostrata con una mano fasciata e subito la domanda è sorta spontanea. Cosa è successo alla bella Valeria? Lei stessa ha risposto alla domanda spiegando di essere rimasta coinvolta in un incendio scoppiato lì in casa. In realtà la showgirl non era stata invitata in trasmissione per spiegare quanto accaduto, bensì per riassumere le tappe fondamentali della sua vita. Chiaramente il personaggio secondario di quella che è la storia della sua vita è la mamma, che prontamente fa il suo ingresso in studio. Gianna Orru, a dimostrazione di quanto sopra, è stata la prima persona chiamata da Valeria dopo l'incendio. La mamma, nonostante questo episodio che allude alla sbadataggine della figlia, interviene sottolineando come la Marini sia una figlia che le dà molte soddisfazioni. Il rapporto tra Valeria Marini e la cara mamma oggi. A proposito dell'incendio, Valeria ha raccontato un po' più precisamente come sono andate le cose, affermando, "Due notti fa mi è scoppiato un incendio in casa, perché volevo fare mille cose insieme, era notte, mi sono messa a pulire dei pennelli, è partita una scintilla ed è scoppiato l'incendio, per fortuna non mi ha bruciato la faccia". In quei casi di difficoltà chiamo mia madre. Che Valeria Marini e la mamma Gianna Orru fossero molto legate tra loro si è notato anche lo scorso anno, durante la partecipazione di Valeria al Grande Fratello VIP. Ogni tanto però è anche bello dare delle conferme alle persone che amiamo, per questo la soubrette ha precisato il rapporto madre-figlia, ci amiamo molto, siamo molto diverse, ma ci rispettiamo molto. Siamo molto legate e nonché affetto più forte della famiglia. La vita da star e il rimpianto di Valeria Marini. Non è tutto rose e fiori, entrambe le donne, per riuscire ad avere il rapporto che hanno ora, hanno dovuto superare dei piccoli ostacoli. In particolare questi sono relativi alla carriera della bella Valeria. La showgirl, sin dall'adolescenza, era intenzionata a svolgere la vita che poi ha svolto e tuttora svolge. Di questo mamma Gianna ne era totalmente all'oscuro, anche perché estranea al mondo dello spettacolo. La Marini vive di un solo rimpianto, a proposito della sua carriera, la presenza come valletta al Festival di Sanremo 1997 presentato da Mike Bongiorno. Alla signora Orru fu vietato l'ingresso in camerino dalla figlia e di questo Valeria è amareggiata. Avrei voluto vivere quelle emozioni con mia madre, mi è dispiaciuto molto afferma Valeria con tanta amarezza.